Nella nostra Europa, quante differenze, bandiere diverse, linguaggi diversi, cibi, pietanze, piatti diversi, abitudini diverse, tradizioni diverse. Eppure, ci sembra che le cose in comune siano maggiori delle differenze. Le nostre libertà, la nostra libertà di stampa, la libertà di pensiero, la nostra libertà religiosa. I nostri studi, i nostri traguardi e le nostre conquiste, le nostre lotte, i nostri diritti. I nostri diritti universali per i quali abbiamo combattuto, le nostre leggi. Le nostre costituzioni, il nostro percorso fatto insieme per raggiungere la nostra democrazia. Ci sembra scontata la nostra democrazia? Ebbene, non lo è. C'è stata una dura guerra, una guerra orrenda, che ci ha fatto comprendere che mai più vogliamo la guerra. Mai più fanatismi nazionalistici. Ci sono state vittime, troppe vittime, che andavano verso la morte per avere la tua Europa. La tua Europa composta da stati, dove puoi leggere quello che vuoi, dove vuoi, dove puoi votare i tuoi governi, dove puoi avere i tuoi diritti, dove puoi dialogare e vivere in pace. Non abbiamo raggiunto tutto questo senza sacrifici. E ricordarcene è nostro dovere. Solo uniti vinciamo. Siamo l'Unione Europea. Tutto questo tempo, nei campi di concentramento, guerre lunghe e dolorose, morti e notti spaventose, abbiamo sempre pensato di essere diversi, ma ci siamo sempre sentiti persi. Diversi sì, ma uguali di più, senza averci più. I nostri diritti abbiamo conquistato ed un'Europa unita abbiamo creato. Non vogliamo più la guerra, perché tra quei campi spinati abbiamo visto la morte, abbiamo sentito la sofferenza, abbiamo compreso il dolore di chi dolore non meritava. Noi siamo l'Europa, noi siamo questo continente, noi siamo ciò che facciamo. Non siamo europei perché una carta lo dice, ma perché lo sentiamo, e lo sentiamo perché lo siamo. Questa magnifica unione è stata per molti popoli un'occasione per vivere meglio e per far la pace, e abbiamo visto che assai ci piace. Prima però ci furono molte guerre, perché ognuno voleva per sé tutte le terre. Dopo atroci sofferenze, tutti iniziavano ad avere le stesse esigenze: vivere meglio in un luogo sicuro, per creare insieme un nuovo futuro. Alla fine tutto è stato risolto e tutto è migliorato di molto. L'Europa è stata unita e mai più assalita.